Un'altra realtà di spessore nel panorama calcistico regionale è senza alcun dubbio l'ASD Alcione, fondata da appena 9 anni, dunque società molto giovane ma estremamente organizzata. Dall'aprile 2016 è scuola di calcio elite, importante riconoscimento che dà lustro all'intera attività. Scopriamo insieme il mondo Alcione con la telecamera di Diego Martelli. A Francavilla, impianto Tiki Taka, il presidente Antonio Runci. Diciamo è il polo dove principale per quanto riguarda le attività di scuola calcio, quindi per i bambini che vanno dai 4 anni, perché abbiamo anche quelli 4, fino alle categorie esordienti, quindi 12 anni. Siamo io, Paolo Pucci, Giancarlo Passeri, Gabriele Calabrese. E ex giocatori di un certo livello. Sì, soprattutto Paolo, ma anche gli altri, ma soprattutto dei formatori di ragazzi, quindi, perché l'obiettivo nostro è quello di far crescere i ragazzi, di farli migliorare e portarli al loro massimo livello, che non sia necessariamente il professionismo, ma che possa essere anche a 40 anni divertirsi con gli amici. L'obiettivo della crescita è una cosa che ci ripaga, perché noi vediamo negli anni che alcuni dei nostri ragazzi vanno in squadre professionistiche. È gratificante. Diciamo che è gratificante ed è la realizzazione di quello che noi vogliamo fare, più che i risultati. Vediamo gli allenatori del settore giovanile: Massimiliano Memmo, Fulvio Di Davide, Raffaele Cicolini, Cristian Dolente, preparatori portieri, quindi abbiamo allenatori secondo noi di altissimo livello, e quindi quello fa un po' la differenza per far crescere i ragazzi. Noi puntiamo sull'allenatore, sul numero di allenamenti, perché facciamo 3 allenamenti a settimana sin dai piccolini, 4 in alcune categorie, insomma cerchiamo di preparare i ragazzi il meglio possibile tecnicamente, ma anche a livello sociale, psichico, insomma cerchiamo di farli migliorare su tutti gli aspetti. 350 unità più o meno. Davvero un numero rilevante, no? Sì, sì. È il passaparola che ci ha fatto arrivare a questi numeri importanti, a farci conoscere anche fuori regione, che ci chiamano anche per tornei fuori regione. Quindi diciamo una soddisfazione tanta, tanto lavoro. Che seminate bene, no? Sì, cerchiamo di seminare bene, ovvio si fanno anche gli errori, non è che noi siamo, però cerchiamo di far stare bene i nostri bambini. Stiamo creando dei rapporti di società, adesso soprattutto la Pescara Calcio. Con Giuseppe Geria, Angelo Ondrillo, Antonio Di Battista stiamo creando un rapporto, già lo abbiamo, il rapporto già c'è, ottimo, e noi portiamo ogni giorno praticamente 2-3 ragazzi che lo ci chiedono a visionare, a allenare con loro. Può diventare un'affiliazione? Affiliazione non lo so, perché insomma quello non è, io preferisco è che magari loro, sì, preferisco che loro magari prendano qualche nostro ragazzo. Scuola calcio, diciamo, stanno bene da noi. Certo. Poi arrivato a un certo punto è ovvio che il bambino che può, il ragazzino, si dà la possibilità. Se ha la possibilità, noi oltre a proporlo, certo, creando questi rapporti, evidentemente loro ci riconoscono che stiamo lavorando bene. Siamo in compagnia del coordinatore generale, una sorta di factotum, Raffaele Paolini, che ringraziamo e salutiamo, e soprattutto mi fa piacere rivederti dopo tanto tempo. Grazie a voi, grazie a te specialmente. 2 lustri quasi, con grandi soddisfazioni, soprattutto a livello giovanissimi. Sì, grandissime soddisfazioni, siamo scuola calcio d'élite da 4-5 anni, abbiamo avuto l'affiliazione con la Roma fino all'anno scorso. Abbiamo vinto la Coppa Abruzzo l'anno scorso, categoria giovanissimi, abbiamo vinto la Coppa sperimentali con i giovanissimi B, e dobbiamo fare una finale sabato col Pineto per i giovanissimi per ripeterci in Coppa Abruzzo. Quindi insomma potete bissare il successo dello scorso. Speriamo, facciamo gli scongiuri. I giovanissimi hanno un'età, ricordiamolo, di allora 2003. 2003, quindi 2003 e 2004, 14-15 sì, anni. Negli sperimentali mettiamo anche il 2005. Giochiamo anche con il 2005. È una sotto età. Sotto età. Ecco, e quindi diciamo che è sempre fondamentale la crescita. Certo, fa piacere vincere. La crescita è la prima cosa di questa società. Anche nei giovanissimi regionali elite che devono fare la finale abbiamo 3-4 2004 titolari. Sotto età. Cioè, noi la prima cosa per noi è la crescita del ragazzo.
per la società e per tutti. Quindi soprattutto le regole, insomma, come bisogna stare in un gruppo, in sì, uno spogliatoio. Sì, ma noi non abbiamo nessun problema perché abbiamo veramente dei ragazzi d'oro, fino agli esordienti, fino a giù, al 2013, veramente non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo, né di comportamento, né abbiamo anche dei tecnici veramente adeguati, certo, all'insegnamento sia tattico che comportamentale. Anche nel regolare i genitori che sono il problema del 2018 delle scuole calcio. Il problema serio è rappresentato più dai genitori che non dai figli. No, assolutamente, noi non abbiamo nessun, poi abbiamo un presidente che si fa rispettare tantissimo dai genitori, con il vicepresidente che è Rongirino e poi c'è anche l'altro vicepresidente che è Angelucci, l'avvocato Angelucci. Raffaele Cicolini, allenatore dei giovanissimi regionali, tra pochissimo la finalissima della Coppa Abruzzo contro il Pineto ad Ortona. Una grandissima soddisfazione intanto, no? Assolutamente sì, i ragazzi si meritavano questa soddisfazione perché sono prima di tutto un gruppo super educato, un gruppo che sa stare insieme, che viene a campo per migliorarsi con l'atteggiamento giusto, e questo per me che sono, tra virgolette, allenatore, ma soprattutto un istruttore, un educatore, è la cosa più importante. Vincere fa piacere, però a livello di settore giovanile io sono convinto che la nostra vittoria è la crescita dei ragazzi, il miglioramento sotto l'aspetto tecnico, quindi formare o almeno provare a formare dei giovani calciatori, ma soprattutto dei futuri uomini. Ed è quello su cui noi insistiamo molto. Sono d'accordissimo con te, però purtroppo le regole del settore giovanile moderno negli ultimi anni sono cambiate. Il risultato diventa in qualche modo troppo vincolante, troppo condizionante. Ci sono per esempio le retrocessioni. Come si fa a contemperare le due esigenze? Per me la forma delle retrocessioni è sbagliatissima, perché facciamo tanti bei discorsi, ma poi se c'è una retrocessione a categoria giovanissimi allievi è normale che condiziona la programmazione, condiziona la società, perché fare un campionato provinciale o fare un campionato regionale per l'attuale formula c'è una grossa differenza, quindi le società è normale che dopo al risultato ci guardano. Cerco sempre di impostare il lavoro sulla crescita, sul miglioramento, anche perché a quest'età secondo me migliorare il singolo significa migliorare il livello della squadra e quindi di conseguenza i risultati arrivano. Bisognerebbe insomma rivedere un po' queste regole. Secondo me sì, perché non tanto per la parte alta della classifica, ma giù su 11 squadre 3 ne retrocedono ed è anche a livello di stress psicologico per i ragazzi. Io ho visto personalmente ragazzi che hanno sofferto molto di questa cosa ed è sbagliatissimo, perché i ragazzi devono andare a campo per divertirsi, per migliorarsi, non possono avere l'assillo di una retrocessione a 12, 13, 14 anni. Anche perché questa è un'età delicata, no? Un risultato potrebbe essere condizionante sull'aspetto psicologico, perché si verifica il fenomeno dell'abbandono precoce proprio in questa età, no? Assolutamente sì, queste sono le fasce più pericolose, anche perché sono le più pericolose proprio perché c'è un risultato. C'è una classifica, ci sono i titolari, ci sono le riserve, ci sono i ragazzi che vanno in tribuna e secondo me è completamente sbagliato. Abbiamo detto, i giovanissimi quest'anno hanno fatto incetta di risultati positivi, di consensi, complimenti. Sì, diciamo che noi, esprimendo un buon calcio e cercando di far crescere tantissimo questi ragazzi, che per me è il secondo anno che li alleno, perché siamo stati già l'anno scorso con gli esordienti a 11 con lo stesso gruppo e anche l'anno scorso abbiamo ottenuto degli ottimi risultati classificandoci tra le prime, e stessa cosa quest'anno con lo stesso gruppo, chiaramente rinforzati perché sono arrivati dei ragazzi nuovi, 2004 nuovi, siamo riusciti a competere in un campionato regionale. Diciamo che è sperimentale, lo dice la parola stessa, che è una crescita, è una preparazione a un qualcosa di
di successivo, come può essere i giovanissimi regionali che quest'anno noi li abbiamo con il 2003 e sono in fase finale. 2004, stiamo parlando di ragazzi di 14 anni, è un'età molto delicata, piena crescita. Qual è la priorità nell'insegnamento? La priorità è questa, che qui con questa categoria ci troviamo, diciamo, su una linea dove finisce una scuola calcio, dove sappiamo benissimo che a livello di scuola calcio si insegna molto la parte tecnica, la parte educativa, la parte comunicativa. Qui iniziamo a entrare, si lascia quella fascia di capacità che hanno appreso negli anni precedenti, si inizia un attimino a entrare nel vero calcio, perché iniziamo a giocare, a confrontarci a 11, ti inizi a confrontare con realtà tipo l'Aquila, che sono categorie professionistiche, tipo Teramo, che è una categoria professionistica. Quindi diciamo che il ragazzo deve saper stare in campo. Oh, esatto, anche, no? Ecco. Qui iniziamo a vedere il lavoro fatto negli anni precedenti, i risultati. Mariano Della Pelle, noto showman, attore. Perché abbiamo fatto anche dei scherzi insieme. Quello di Eusebio Di Francesco, quello ormai. Eusebio, poi... Nella storia, Giorgio Repetto. Repetto è stato stupendo. Con Camera Smile, sì, tanti anni fa, una fortunatissima trasmissione che andava proprio in onda su Rete 8. Adesso ti rivedo nelle vesti di dirigente dell'Alcione qui a Francavilla, all'Antistadio. 4 anni, perché ti sei avvicinato al calcio? Come mai? Che cosa è scattato nella tua testa? Beh, prima di tutto perché c'è mio figlio. E sono 4 anni, sono dirigente e poi mi piace il mondo proprio dei giovanissimi. E mi piace perché poi i ragazzi io li adoro, perciò per me sono tutti figli, guai a chi me li tocca. Questi sono ragazzi veramente maturi e molte volte capiscono quando non entrano in campo perché ci sono delle esigenze tattiche, e capiscono quando vanno in tribuna, capiscono quando vanno a fare il guardialino. Il problema è che non lo capiscono i genitori. Ma i genitori no. Questo è il tasto dolente. È dolente, ma proprio a ogni livello. Noi tutte le domeniche che andiamo a giocare, anche le squadre avversarie hanno i genitori che molte volte sembrano degli ultra più che genitori. E questi genitori mettono molta pressione ai ragazzi. E questo non va bene, perché abbiamo degli educatori che capiscono di calcio, fanno anche i psicologi. Però il problema poi quando escono da qui vanno in mano giustamente ai genitori e noi non li possiamo seguire H24, e molte volte quando ritornano c'è il malcontento, perché poi qualcuno a casa gli dice ma devi dire questo all'allenatore, ma devono capire che dai giovanissimi in poi non è più la scuola calcio, certo. La scuola calcio sono gli esordienti che devono imparare tutto quanto. Quando c'è i giovanissimi allievi in poi si gioca per una classifica, si gioca per una retrocessione e si gioca anche per la coppa. Il risultato diventa determinante. Anche se poi stride questo aspetto col concetto di crescita, perché stiamo parlando comunque sempre di ragazzi di 14-15 anni. Sì, è vero, però siamo proprio al primo livello del calcio vero, dei 3 punti importanti. Chiaro. Ecco, questo è quello, che i genitori devono capire. Bisognerebbe trovare un equilibrio tra le due cose. Sì, non noi ma i genitori. Io, anche se io sono genitore, però esco fuori da questi vesti. Certo. No, perché ho saputo per esempio che tuo figlio non giocherà più titolare. Certo, ma anche tuttora. Scherziamo, naturalmente, scherziamo. Però per dire, ecco, io penso che un allenatore, quando ha in mano il gruppo, sa quello che deve fare, perché all'allenatore non piace perdere. Sono esagerate le aspettative dei genitori? Io dico che è colpa della televisione, perché poi alcune volte in alcuni ragazzi, ma proprio in alcuni vediamo dei gesti, dell'esultanza di quello che si vede in Serie A, e questo fa veramente male. Quindi in questo caso lo spirito di emulazione non aiuta, anzi non penalizza. Penalizza pienamente il ragazzo, penalizza l'ambiente, penalizza noi, perché molte volte siamo qui su questo campo
e sopra ci sono i tifosi, i genitori che dobbiamo un po' calmarli, perché purtroppo non riescono a capire che è sempre un gioco. Chiariamo subito le cose, il genitore deve avere il suo ruolo. Ecco, infatti, il rapporto con i genitori com'è? Il genitore è ottimo, però noi lo chiariamo subito che il genitore deve avere... cioè deve astenersi da commenti tecnici, si porta il bambino in una scuola calcio, ci si fida, se non si sta bene si va via, e quindi noi lo facciamo per i bambini, noi pensiamo all'interesse del bambino, poi inevitabilmente questo piace al genitore, se al genitore non piace perché magari vuole avere una parte nella scuola calcio, questo non è consentito, ma non perché noi non vogliamo avere rapporti genitori, poi andiamo a cena, qua se vi guardate intorno l'ambiente è un bel rapporto, sì, rapporti no? Amicizia, esatto. Però con le rispettive competenze, per peculiarità. Il genitore ha tutto il diritto di parlare, recriminare, di incitare, però va fatto sempre con la massima educazione. Si fa uno sport di squadra, se affine i ragazzi a degli educatori e degli istruttori, penso che devono avere la fiducia che sono in buone mani e che, almeno io personalmente, penso sempre al bene dei ragazzi, dal primo al 25esimo, perché così bisogna ragionare. Invece il genitore giustamente viene a vedere la partita del figlio, io invece devo cercare di trarre il massimo da un gruppo di 25 persone. E comunque patti chiari, amicizia lunga. Assolutamente sì, basta parlare all'inizio e le cose vanno lisce come l'olio. Si concluderà più o meno l'attività, no, di scuola calcio nei vari settori giovanili e nelle varie società, però comincia l'attività del camp per quanto vi riguarda. Sì, sì, sì. Infatti proprio qui a Tikitaka per il decimo anno, un camp che è nato prima della scuola calcio, che la scuola calcio è nata dopo il camp. Quindi un'estate io e Giancarlo Passeri abbiamo fatto questo camp, avevamo 20-25 bambini, da lì è nata questa scuola calcio unendoci a Paolo Pucci. Quasi per gioco. È nato per gioco e poi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto finora e speriamo sempre di migliorare. E il camp si svolgerà qui a Tikitaka tutte le mattine dall'11 giugno, dalle 8 alle 13.30, con possibilità di estensione il pomeriggio fino alle 16. Nasce per sopperire alla chiusura della scuola, quindi a quelle famiglie che non sanno come gestire i figli, e noi li portiamo qui, facciamo attività calcistiche, sportive, quindi atletica, calcio e anche dei laboratori artistici con Cristian Dolente, dottor Cristian Dolente, che insomma è una persona conosciuta in quest'ambito, che lo fa nelle scuole, quindi da anni facciamo questi laboratori artistici che forse sono una cosa che riscuote più successo nei bambini, che realizzano proprio delle piccole opere d'arte, bambini e bambine che fanno danzare, fanno la ginnastica ritmica, prendendo, non ci fermiamo mai, perché una stagione piena, poi esatto. Ricomincia il settore giovanile, poi i tornei al mare, quindi insomma noi non ci fermiamo mai, questo ci dà soddisfazione, quindi noi la soddisfazione la vediamo negli occhi dei bambini e quello cerchiamo di ottenere più che altro. Assolutamente. Antonio Ronci ha giocato nella cantera della Renato Curi, di Daniele Ortolano, allenatori come Eraldo Manzoetti e Cetto Di Mascio, ha anche vinto due scudetti a livello giovanile. Quanti ricordi? Sì, tanti ricordi. Nella nostra società c'è anche mio padre, che era il vicepresidente ai tempi di Daniele Ortolano per tanti anni. È bene a ricordare. Quindi, che è il nostro segretario e ci aiuta insomma quotidianamente. Grazie, lo salutiamo. Sì. E qui tanti ricordi, io li vedo ancora, li sento, Daniele, Cetto, Eraldo. Eraldo, il nipote, viene da noi, quindi ci vediamo più spesso. E fino a qualche mese fa ci vediamo spesso anche con Bruno Pace, che è mio caro amico, e il nipote viene qui da noi. Per 10 anni Bruno è venuto tutti i giorni a Porto, e quindi diciamo, io cerco sempre di ricordarlo quando posso. Nostro compagno di viaggio nelle trasmissioni, soprattutto negli ultimi anni, e ci manca tuttora tantissimo. Scomparso il 7 febbraio, lo ricordiamo, il carissimo e indimenticabile Bruno Pace. Tornando alla vostra attività, i sacrifici sono notevoli, soprattutto ci vuole molta passione, ma sotto questo profilo non ci sono problemi, no? Perché ne avete tanti. No, quella, noi mettiamo da parte tutto, perché la passione è tanta, a volte è un po' stressante, perché gestire 350 bambini, 12 allenatori, 4 impianti sportivi, non dimentichiamo, noi ci alleniamo a Tikitaka, all'Antistadio di Francavilla, a Mambo Jumbo, tra Pescara e Montesilvano, e a Orsogno abbiamo altri 50 bambini, quindi diciamo che siamo dislocati sul territorio, e anche alla palestra comunale di Francavilla, quindi gestire 4-5 strutture, genitori, la federazione, quindi è stressante, però
quello che ci fa andare avanti è la passione e la soddisfazione che vediamo nei bambini, ripeto, quindi questo ci fa andare avanti e ci fa superare l'ostacolo. Quanto manca di Davide la palestra della strada ai ragazzi di oggi? Per me tantissimo, perché io sono uno della strada, a livello caratteriale sicuramente, come la vedo io, perché poi sicuramente manco tantissimo, perché loro sono abituati un pochino a... sono cresciuti un po' nell'ovatta, come si dice, nel senso che a livello caratteriale sono molto più tranquilli, molto più docili, non c'è quella grinta, quella cattiveria calcistica che ci poteva stare ai tempi miei, perché noi crescevamo in mezzo alla strada e incontravi il bravo, il cattivo, il delinquente, tra virgolette, per carità, nessuno è delinquente, ti confrontavi con personaggi, con ragazzi diversi, con varie classi sociali, invece oggi, esatto, però invece oggi i ragazzi si trovano, ecco, con tutti questi sport che si fanno in palestra, non palestra, nuote, c'è un attimino una selezione già a priori e loro, diciamo, che non hanno quella cattiveria calcistica che c'era una volta. Io sono cresciuto per la strada, sono cresciuto nei campetti in terra, sono cresciuto in situazioni dove si stava molto per la strada, si giocava con due bottiglie che facevano i pali e sull'asfalto. Adesso il mondo è cambiato e arrivano ragazzi che a livello coordinativo, a livello motorio sono molto indietro. E qui c'è il discorso della scuola, che l'educazione fisica, ci sono troppe poche ore dedicate e con programmi da rivedere. C'è un discorso completamente da rifare, gli orari a disposizione per la scuola calcio rispetto ad esempio a quando la facevo sono molto diminuiti, perché ci sono altri interessi, ci sono ragazzi che fanno musica, che fanno lingua, insomma, e rientri a scuola. E il problema c'è ed è anche il motivo perché ormai si vanno a cercare giocatori anche ad alti livelli in nazioni come Sud America o Africa. Ci sono ancora i ragazzi che giocano per strada e quindi che hanno anche più fame, soprattutto la fame di arrivare, assolutamente. Secondo me c'è anche molta colpa di noi istruttori, che siamo stati avvelenati dal morbo del tatticismo e che io vedo molti miei colleghi purtroppo che perdono ore e ore e ore a fare 11 contro 0, a fare tattica, a fare gli elastici difensivi. A quest'età, secondo me, il ragazzo va allenato con la palla sempre, va allenato in situazioni, uno contro uno, tecnica individuale, tattica individuale, perché dopo a 18, 19, 20 anni un allenatore ci mette 2 settimane a sistemare una linea difensiva. Però poi spazio alla fantasia soprattutto. Assolutamente, assolutamente, liberi totalmente, senza uno, due o queste fisse di cercare lo schema, perché noi dobbiamo fare bella figura. Loro, noi siamo al loro servizio e dobbiamo migliorarli. Io mi ricollego al tuo passato a Renato Curi, che era una cantera invidiabile sotto tutti i punti di vista, scuola soprattutto di vita, perché c'erano delle regole che venivano insegnate, ferre, che vi sono rimaste. Prima è chiaro che si facevano delle cose che adesso probabilmente non si possono fare più, perché i giovani sono cambiati. Sì, i giovani sono cambiati, i tempi sono cambiati. Una volta poi Renato Curi era comunque una squadra che aveva l'aspetto agonistico, certo, era prioritario, quindi c'erano delle regole che le dovevi accettare, perché altrimenti non ci potevi proprio stare, perché ti mandavano via subito, che potevano essere anche i capelli corti, insomma. Però poi nella vita rimangono, io poi ho fatto una vita militare, quindi me le sono ritrovate anche in quello, perché mi è pesato meno poi abituarmi a certe cose che condividevo. Il livello dei ragazzi era alto, adesso il livello tecnico è alto anche adesso, forse c'è meno spirito di sacrificio, perché il ragazzino viene un po', diciamo, sempre un po' tutelato dal genitore, cioccolato, no? Giustificato. Noi c'erano ragazzi che venivano col pullman, per dire nulla, Massimiliano Memmo partiva da Lanciano col pullman, rimaneva, cioè durava per loro una giornata 12 ore, quindi, però venivano, alla fine è riuscito a fare calciatore lui, altri non l'hanno fatto, però comunque era un mondo diverso, e c'erano meno squadre, meno società, quindi, diciamo, la Curia attingeva un po' anche dalle altre, e adesso ce ne sono tante e è anche un po' difficile creare squadre di quel livello, secondo me è impossibile, è cambiato tutto, perché comunque è cambiata la società. Stili di vita, stili di comportamento vita. E via dicendo. Non c'era la PlayStation, non c'era, i bambini giocavano per strada, adesso no, quindi il fatto di fare 3 allenamenti serve proprio a quello, perché comunque gli manca una parte
motoria che noi avevamo, perché naturalmente. Noi naturalmente giocavamo per strada da quando tornavamo da scuola fino alla sera, invece loro no, perché stanno in casa, cercano, il genitore lo tiene dentro, si ammala, e quindi l'allenamento in più è stato inserito per cercare di fare almeno una volta in più rispetto alla norma, perché se no è veramente poco, che due allenamenti secondo me sono troppo poco. Fulvio Di Davide è stato un calciatore, una ottima mezzala. Mi sono difeso. Difeso. Buona carriera di Serie C. Per una decina di anni a livello professionistico. A livello professionistico, tra l'altro a Brindisi, mi diceva poc'anzi, Brindisi, i microfoni spenti, giocava col grande Mario Cantarelli. C'era anche il grande Mario Cantarelli, che lo saluto di cuore, perché è veramente una persona che mi ha dato tantissimo. Quando ero lì, ero un ragazzo, lui era una bandiera. Un grande amico sì, Mario, sì. Cantarelli, poi ha giocato anche nel Chieti di Tom Rosati. Sì. Io l'anno che venne Tom Rosati e Stacchini, sì, ho detto bene. Gino Stacchini. Sì, a Chieti, lui mi venne proprio, Tom Rosati personalmente, mi diede un onore pauroso, perché quando mi sentii chiamare da lui e mi volle a tutti i costi, io ero in ritiro con Langiano, ancora mi mettevo d'accordo, pensate un po', allora anche Langiano, lui mi chiamò e mi disse: vieni giù immediatamente, so chi sei, devi venire con me a Chieti. Io sono venuto giù a casa sua qui a Francavilla, l'ho conosciuto, ci siamo accordati e sono stato 2 anni poi a Chieti, lui un anno solo fece, se ne andò, io sono stato anche l'anno dopo, e poi ho fatto il dilettante, poi da lì chiaramente il calcio era diverso, famiglia, lavoro, e poi mi sono un pochino, ho fatto tanto tantissimo dilettantismo qua in Abruzzo, in tutte le società, tutte, tra Notaresco, Ortona, Termoli, Città Sant'Angelo. Una lunghissima carriera. Io ho giocato abbiamo fatto 48 anche... anni, sinceramente. 48 anni, complimenti. Abbiamo fatto anche uno spaccato del calcio, direi quello vero, è d'accordo con me? Quello vero. Sicuramente, prima, io sono del parere che prima non è, il calcio vero è anche oggi, però è chiaro che ci sono... ci sono cose diverse, allora si giocava in una maniera con cambi, strutture, certo, e attrezzatura diversa, oggi è un'altra cosa, molto più bello. Calcio vero, quello di un tempo, perché c'erano più valori rispetto al questo, calcio di oggi. Su questo sono d'accordissimo, noi lo facevamo col cuore perché non c'erano i soldi. Grazie ancora Di Davide. Grazie a voi, grazie tante, arrivederci. Non tutti possono diventare dei fenomeni, ma neanche con la costanza, l'allenamento, più o meno tutti arrivano a un certo livello. Noi abbiamo dei ragazzi che giocano agli allievi regionali, che ai Pulcini erano, cioè uno li vedeva, no, questo non può giocare, invece no, con la testa, con l'impegno, non ha preso strade devianti, ha mantenuto, diciamo, quindi è cresciuto bene. Cerchiamo di far capire ai ragazzi, noi facciamo anche, essendo scuola calcio elite, facciamo anche degli incontri con lo psicologo, io faccio quello per quanto riguarda la sociologia, quindi l'importanza sociale dello sport nella prevenzione della devianza, ho fatto quest'anno proprio perché secondo me lo sport può essere un fattore sia di predizione della devianza che anche di... diciamo di tutela del minore, perché tante cose noi le vediamo, genitore non se ne accorge, noi qua il ragazzino esce fuori al naturale, quindi facciamo tutti questi incontri proprio per cercare di aiutare, non solo sul campo ma anche in altre cose, non so, anche i incontri col psicologo sono importanti, io ci credo in queste cose, quindi lo facciamo non perché l'elite che può lasciare tempo, detto, lo facciamo perché crediamo, serve sicuramente, sì, a qualcosa. Io ringrazio Antonio Ronci, presidente dell'Alcione, è stato un piacere rivederti Antonio, soprattutto conoscere questa splendida realtà, in bocca al lupo per tutto. Crepi, ciao. Perché quando arrivi il cielo si apre in un secondo. Change.